Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Episodio di Squad Builder, perché nonostante vi porti la serie Faccio le vostre squadre, vi porto anche una serie di Squad Builder. Questa, diciamo, è un po' più non pensata, nel senso che sono squadre che cerco di fare al momento, a primo impatto, e secondo una mia primissima opinione. E ragazzi, se volete uno squad builder, commentate qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, a condividere questo video e a mettere mi piace al video. E in descrizione troverete tutti i link che vi occorrono per i social, per acquisto crediti, quello che volete, insomma. Allora, la prima squadra, ne farò due, molto easy, molto fast, molto, sì. 1 milione di crediti, 2 milioni e mezzo circa. Con Brutraghegno Prime e Havertzfoot Birthday. Allora, io partirei col 4-5-1 perché dà la possibilità di fare delle ibride più interessanti. Metterei Brutraghegno, che è la prima icon, qui la metterei perché mi dà la possibilità di, appunto, scegliere una difesa diversa. Come esterno, c'era un esterno che volevo mettere ed era tipo Sancho. Sancho nella versione 88, allora io non ricordo bene, se non sbaglio 5-5, no, 5-4, non è male, assolutamente male. Dobbiamo togliere, allora, Havertz e Brutraghegno, e dobbiamo mettere Sancho, solo il prezzo di Sancho, al momento, benissimo. Poi qui come terzino destro, io ci metterei un terzino destro, quale c'era un terzino Aarons, oppure si potrebbe mettere un 86 Walker. Andiamo a trovare dove che stai, eccoti qua, un 86 Walker, perché voglio metterci un Van Dijk. Van Dijk, ho detto, mettimi un Van Dijk, footbin, fa il buono. Van Dijk basse, ragazzi, mettiamoli un'ombra e stiamo al sicuro. Io ci metterei qui Allison Touti, perché abbiamo i crediti e via, no, vabbè, Allison Touti, no, Allison base, va bene così. Io qui opterei per Miranda, perché io mi ci sono trovato bene. Ad esempio ti metto un Miranda, ti consiglio di fare l'SBC, se non mi sbaglio è scaduta, sì, infatti è scaduta, bene. Allora no, non voglio inserire nemmeno. Ci mettiamo un difensore centrale non del Manchester City, magari un difensore centrale che sia disponibile, e vediamo di trovare qualcuno. Allora no. Allora facciamo così, mettiamo Varane, qui Varane, sì, per forza. Varane base con Mendy base, perché voglio mettere questi due difensori centrali, perché secondo me sono molto molto forti, ecco. Come esterno, che poi, diciamo, io svicerei al 4-2-3-1, sì, con Havertz e COC. Quindi voglio metterci due mediani di qualità, due mediani che sappiano far da mediano. Beh, ci metterei, allora, primi su un esterno. A questo punto ci mettiamo un bel Hazard easy, oppure ci possiamo mettere un dobbiamo metterci un mediano. C'era un Dilley, come capro si chiama? Delaney, sì, perfetto, va bene da mediano. E qui ci metterei un vediamo un icon, se riesco a trovarla. Ci starebbe un icon. Il problema è chi mettere. Un grande, grandissimo problema, ecco. Però non voglio farti spendere troppi crediti, magari. E allora ci mettiamo un Witzel. Vediamo Witzel. Sto abbozzando, non mi ricordo le sue stazze. Non è che mi piace particolarmente Witzel, ecco. E quindi non te lo consiglio. Non ti consiglio di mettere Witzel. Oppure sai che c'è? Fai un 4-4-2 con Delaney, Werner, mettici Werner, nella versione headliner, due headliner, perfetto. E qui ci metti, beh, da questo punto mettici Hazard e stai a posto così, vai da 1 milione a 2 milioni e 3. Ovviamente poi metti Varane in form, metti Allison Touti, siccome hai detto che c'hai 2 milioni e 3, no? Metti Allison Touti, come dico io, Touti. Poi mettici un Hazard, un Werner, no, Werner è già al massimo special. Walker, dovrebbe esserci l'headliner di Walker, se non sbaglio. Infatti c'è l'headliner, non c'è l'86, l'87, l'headliner, mettici l'headliner. Va bene così, non ti consiglio poi di sforare troppo con i crediti, perché comunque
sta per arrivare il periodo TOTS, un periodo tosto, perché i prezzi potrebbero calare abbastanza, come non potrebbero calare, non lo so, io questo mercato in questo periodo si è un po' scombussolato, ecco, i TOTS che stanno arrivando troppo presto, il campionato fermo, insomma, non si è mai vista una situazione del genere in foot, ecco. Ma passiamo alla seconda squadra. Abbiamo Van Dijk, quindi togliamo Royce ed Emerson, future star. Bene, bene, bene. Allora, è un grande problemino, ma è risolvibile così. Allison, perfetto, diciamo l'ha selezionato. Qui un difensore centrale, Diego Carlos, spero tu l'abbia fatto. Oppure, no, Luis Felipe, no. Militao, mi sembra l'unica soluzione più valida, Militao. Ma ti va a bruciare un sacco di budget, effettivamente. Però ora vediamo di trovare dei bei terzini buggatoni, tipo Van Aanholt nella versione in form, oppure Robertson, scegli tu. Beh, ti metto un Robertson che è più sicuro. Poi passiamo al 4-5-1 per sicurezza. E qui ci mettiamo un... ci dovremmo mettere Fabinho, ma momentaneamente, ragazzi. Però vi dico già che il budget è di 600.000 crediti, quindi... Non mi venite a dire, Giovi, ma che è quel Fabinho, merda, schifo, schifo, no, è per dare intesa e per rispettare appunto anche il suddetto budget. Allora, io poi opterei per Werner perché voglio anche creare un attacco che sia bello, frizzante, frizzantino. E qui un Bellarabio, un Gnabry che secondo me è buono, rientriamo anche nel budget. Allora, qui ci metterei poi... Allora, dobbiamo sentire il centrocampista centrale. Wijnaldum, vero, Wijnaldum. Praticamente, lato sinistro facciamo la Liverpool. Lato destro facciamo la Bundes. La Bundes con la Liga Santander, ecco. Wijnaldum, io lo metto perché, secondo me, come centrocampista centrale ci sta. Come COC o CDC, no. Però centrocampista centrale è più equilibrato. E qui ci mettiamo un bel... Sane. Con questa squadra, 600.000 crediti, abbiamo una ibrida di tre leghe. Abbiamo un portiere buono, Militao, cioè a me dispiace, magari potresti optare per il base. Però è l'unica alternativa che ti do per far mettere anche Van Dijk come titolare e Royce, poi metterlo attaccante. Poi passa al 4-4-2 così e mettici Wijnaldum, Fabinho, Werner e Royce in attacco, ma ne Gnabry come esterni. Sinceramente non è una squadra brutta perché comunque, devo dire, si equilibra, ha un buon equilibrio perché ci sono passaggi, dribbling, velocità, insomma. Royce, Werner, attaccanti. Royce non è proprio un attaccante, però diciamo che può diventare una mezza punta con le giuste tattiche, ecco. E Werner invece è un attaccante, ovviamente. E il budget era di 600.000 crediti, ho cercato di rispettare appunto il budget, mi raccomando ragazzi. Ma ditemi voi cosa pensate di questi due team, se vi è piaciuto il team 1 o il team 2, fatemelo sapere tramite un commento qui sotto, condividete questo video, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, hashtag commento con hashtag NMF, così vi saluta e vi ringrazio. Ciao belli!